Ragazze, bentornate sul canale. Mi vedete intanto con le orecchie da super youtuber scema. Le ho trovate e le ho voluto prendere per farci quattro risate insieme, soprattutto in questo video dove mi vedete un po', guardate che linee di eyeliner tutte strane e strambe, perché come avrete letto dal titolo era il video dove provavamo insieme dei prodotti un po' ambigui, cioè di quei prodotti che dichiarano sulla carta di darci una mano a risolvere alcuni problemi, dall'altra poi nell'atto pratico bisogna vedere se si comportano effettivamente come promettono, se ci danno una mano a farci venire il fegato grosso. Ragazze, io mi vedete così perché inizialmente volevo predisporre il video completamente in un altro modo, ma nella clip che spero vi strappi qualche risata finale, capirete che non è andato proprio tutto per bene, anzi tutt'altro, perché due prodotti che andiamo a vedere, uno ve lo sconsiglio proprio totalmente, l'altro invece dipende molto dalla vostra conformazione dell'occhio. Come vedete nella clip, i due prodotti che andavamo a provare oggi sono uno questo che sono le cinghie magnetiche e l'altro era questo aggeggino, questa sorta di plettro per aiutarci a tirare l'eyeliner. Allora, inizio dal prodotto che secondo me può avere anche uno scopo abbastanza utile. Sto parlando di questo piccolo plettro. Vi dico la verità, mi sono approcciata a questo video pensando che avrei promosso le ciglia magnetiche e bocciato questo. Sta succedendo il contrario. Allora, la doverosa premessa, io mi avvicino, vedete come mi fa, diciamo una curva un po' strana l'eyeliner, è dovuta al fatto che, signore e signori, non esiste aggeggio al mondo che possa aiutare noi con l'occhio incappucciato a tirare una linea di eyeliner grafico seguendo le normali norme della fisica. Questo perché quando l'occhio poi è aperto, l'incappucciamento viene fuori e tende a dare una curva con una curva alla parte finale dell'eyeliner, motivo per cui è praticamente impossibile tirare una linea di eyeliner grafico seguendo i normali movimenti che tutte le donne fanno. Volendo è possibile, ci sono delle tecniche particolari da seguire, questo però comporta che nel momento in cui noi parliamo e quindi l'occhio si chiude, vengono fuori insomma i trucchetti che si sono messi in atto. Motivo per cui io negli anni ho deciso di rinunciare a questa cosa, di capire che non si sposa bene con il mio occhio, vedete me lo chiude molto, me lo incappuccia ancora di più e l'eyeliner lo uso solo per delineare le ciglia superiori in modo molto sottile, eventualmente facendo una coda quasi minimalista, cosa che tra l'altro ho lasciato anche andare perché più passano gli anni e più l'incappucciamento diventa evidente. Ciò nonostante esiste sì un metodo solo che è particolarmente visibile quando si chiude l'occhio. Per esempio, credo che Clio Makeup abbia di recente mostrato questa tecnica. A me personalmente non piace vedere quello scalino una volta che l'occhio si chiude, motivo per cui ho messo una pietra tombale sopra all'eyeliner grafico. Ciò nonostante mi sento di dire che per chi ha difficoltà nel tracciare la linea finale dell'eyeliner, perché questo aggeggio non è molto utile nel fare la parte proprio sopra le ciglia, ma è molto utile per tirare una linea bella para al termine delle nostre ciglia, cioè applicando questo qui proprio nella parte finale in congiunzione. Per tirare una bella linea dritta non è affatto male, così come la parte tondeggiante, questa parte qua, se applicata, aiuta a fare una coda semidecente, se proprio non riuscite assolutamente. Ma se avete un occhio che è in grado di gestire un eyeliner, vi devo dire la verità, vi può essere d'aiuto almeno le prime volte, almeno a capire dove fermarvi con la linea. Io ho utilizzato il tattoo liner di Kat Von D, non avevo ombretti, quindi è scritto abbastanza bene. Dopodiché andrete a riempire, ve lo sconsiglio nell'utilizzo della rima superiore. Ma devo dire la verità, se uno ha l'occhio che si presta, cioè nel senso non avete questo problema, vi può essere d'aiuto a tirare veramente una linea molto precisa, senza dovervi curare delle rughette o comunque sia potendo agire ad occhio aperto. Importante, specchio davanti, siate in posizione lineare e vedrete che non avrete nessun tipo di problema. Quindi, per il costo che ha, sinceramente mi sento di consigliarlo, anche perché ha un'utilità molto buona senza dover usare lo scotch. Per se lo tenete fermo così e volete avere un effetto di ombretto bello
bello delineato è molto utile anche in quel caso, nonché messo sotto a protezione se tendete a sporcarvi quando mettete il mascara nelle ciglia inferiori. A me non succede, quindi non penso di utilizzarlo in quel modo, ma sinceramente ha il suo scopo, al suo perché nel mondo costa pochissimo. Potete tentare anche questa strada se l'eyeliner è la vostra maledizione. Se come me avete l'occhio incappucciato, risparmiate anche questi di soldi perché non c'è attrezzino creato ancora al momento che possa risolvere questo problema se non temo la chirurgia. Detto questo, vediamo se riesco a farvi vedere. Perché fosse grafico io dovrei fare proprio questo tipo di effetto, vedete questo scalino e poi unirlo in quel modo. Ecco, per dirvi, e questo è un problema che accomuna tutte noi con la palpebra cadente o incappucciata. Ma veniamo al prodotto che è una sola veramente fuori dal normale, e sto parlando di queste ciglia magnetiche. Io in passato le avevo già utilizzate di altri brand, continuo a pensare che se si vogliono mettere le ciglia finte, tutto sommato, se non si hanno problemi con gli ingredienti delle colle, è preferibile, molto più agevole applicare le classiche ciglia finte. Ciò nonostante, non mi ero mai trovata così in difficoltà come queste di Avon. Innanzitutto, il consiglio che vi do è lasciatele nella posizione in cui le trovate, perché se le andate a mischiare, poi vedrete che vi succede un macello per riuscire a riabbinarle. Una volta che avrete capito questo e che riuscite ad applicarle, il problema che avrete è che questo magnete è molto meno forte di quello che io ho trovato in altre ciglia magnetiche che avevo provato, quindi non si catturano subito, voi perdete la posizione e diventate letteralmente matte. Detto questo, una volta che finalmente riuscite a farle combaciare, purtroppo la parte che non è magnetizzata proprio rimane dritta e non c'è verso di farla aderire bene alle ciglia, e io non ne ho neanche così poche che insomma non tendano a coprire e a tenere in posizione le ciglia, ma ho veramente faticato tantissimo, non c'è mascara che riesce a tenerle in posizione. Quindi secondo me, ragazze, questo è un prodotto bocciato. Poi ripeto, ci sarà chi è più brava di me, chi ha più manualità, chi riesce a farle aderire in modo migliore. Avrò trovato io un prodotto non valido, non so che cosa dirvi. Io personalmente, come sempre, se posso darvi un consiglio, vi direi di non acquistare queste ciglia e di bypassare questo acquisto. Vi ripeto, lo dico anche a malincuore perché ero contenta di vedere delle ciglia finte apparire nel catalogo. Forse sarebbe stato il caso di iniziare da quelle tradizionali. Ragazze, vi lascio la clip del disastro totale che è successo mentre cercavo di provare queste cosine per voi. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Proveremo in futuro, se raggiungiamo un buon numero di like e di commenti, altri prodotti, diciamo così, ambigui. Vi mando un bacio grande, vi ringrazio, vi ricordo che si stanno per chiudere i contest del dove è possibile vincere i rossetti liquidi di Avon, quindi le Power Stay e i rossetti metallici. Quindi andate e mi raccomando, aderite. Si chiuderà il 31. Vi invito sempre a seguirmi anche su Instagram, dove sono Sara Quanto Basta. Lì invece è attivo il primo giveaway. La settimana sta volgendo al termine, quindi siamo pronti a scoprire quale sarà il secondo premio. Vi mando un bacio grande grande, ci vediamo al prossimo video. Ok, ragazze, calma e sangue freddo, l'ho ritrovata. Perfetto, quindi ricominciamo da capo. Sono sparita dal video, lo so, ma ragazzi, ci vuole massima concentrazione. Eccoci qua, ragazze. Dopo un'ora e un quarto, come potete vedere, non sono riuscita ad applicare le ciglia magnetiche. Sono a dir poco tremende perché non è così. Cioè, non si calamitano facilmente, hanno una forma un po' particolare. Il consiglio che vi posso dare io è quello di non, cioè di cercare di muoverle subito, insomma, tenete la posizione, ecco, vabbè, mo è caduta, tenete la posizione che hanno nella scatola perché così vi orientate meglio per quanto concerne il lato, diciamo, la parte alta e poi la parte bassa. Come potete vedere, una volta posizionata la prima, io adesso non vi prendo il magnete perché tra l'altro tra le varie altre vicissitudini in cui sono andata a sbattere, che il magnete mi si andava a attaccare sul metallo. Come vedete, non si catturano subito rispetto a quelle di altri brand che ho provato, e sono, ragazze, tutt'altro che comode da indossare, forma sballata completamente, non ci si capisce niente. Insomma, per me sono assolutamente da bocciare.
Completamente. Cioè, non si capisce qual è il verso, non si capisce niente, perché quando poi voi le andate ad avvicinare, in linea teorica, la calamita dovrebbe aderire subito, invece vedete che non si catturano tra di loro. Sono particolarmente scomode, ragazze. Vedete, questo è il magnate dal lato in cui deve attaccare, perché è tutto completo, questo è il lato inferiore. Praticamente loro si devono trovare in questo modo. Questa, per esempio, non è la sua. Complicatissimo, ragazzi. Veramente una cosa di una difficoltà estrema. Neanche questa è la sua. Ecco qua. Questa forse ce l'abbiamo fatta. Ecco, allora questa dovrebbe essere quando loro si agganciano. Dì, manco senza ciglia e mezzo si agganciano. E in mezzo ci dovrebbero essere le nostre ciglia. Queste due cose non ce la fanno a... non si catturano proprio. Vita, che dovrebbero aiutarti, invece sono di un complicato terribile, non mi piacciono per niente, non si attaccano. Quando riuscite malauguratamente per una botta di ciulla a farle aderire, rimangono le bande laterali alte e anche applicando il mascara non è che riuscite a fissarle, quindi assolutamente un nine grosso come una casa. Andiamo al secondo aggeggio e vi dico soltanto che le ciglia finte erano quelle su cui riponevo maggiore speranza. Il secondo aggeggetto è questo plettro che voi vedete qua, che dovrebbe avere multifunzioni per aiutarci non solo con la stesura delle liner, ma anche nel mettere l'ombretto in modo più preciso, quindi volendo fare un taglio ben preciso. Queste sono le uniche istruzioni che arrivano. Con il pletto, vedrete addirittura qua indicano come utilizzarlo sulle labbra di protezione quando si va a mettere il mascara inferiore. Fino a qua ci siamo, ombretto e appunto poi la parte migliore dovrebbe essere quella delle liner. Allora, io ci tengo a precisare una cosa, ne avremo parlato magari in futuro all'interno del canale. Chi come me si trova nella condizione di avere un taglio di occhio, il cosiddetto occhio incappucciato, farà bene, credo, di non offendere nessuno a dirvi che sa la difficoltà che ha nell'applicare le liner. Non è tanto perché poi con l'esercizio si riescono comunque ad ottenere dei buoni risultati, ma il fatto che purtroppo quando poi l'occhio si chiude, la coda, soprattutto se si vorrebbe fare una coda grafica, non risulta piacevole alla vista. Ci sono delle tecniche per cercare di fare un eyeliner più grafico possibile, ma purtroppo, almeno per quanto mi riguarda, non sono gradevoli, perché sì, ad occhio aperto danno questo effetto di linea migliore, ma ad occhio chiuso purtroppo si vede un taglio abbastanza netto, quindi secondo me il gioco non vale la candela. Come potete vedere, a me, quando io adesso lo sto forzando, però quando l'occhio è aperto e si incappuccia, vado palesemente sopra quella che dovrebbe essere la linea naturale dell'occhio, motivo per cui io non credo che esista un aggeggio al mondo che possa impedire che la nostra conformazione fisica commetta degli strafalcioni per quanto riguarda le liner. Facciamo forse prima, piuttosto che spendere soldi e ore e nervosirci a trovare tecniche differenti per valorizzarci l'occhio. Detto questo, ciò nonostante, lo andremo a provare perché tra l'altro indicano diverse altre funzioni, non soltanto quella delle liner, che comunque proveremo. Allora, l'aggeggetto in questione è questo, sembra praticamente un plettro, ma è molto morbido e siliconico. Questo dovrebbe far sì che il prodotto aderisca bene alla pelle. Allora, se noi andiamo a vedere quelle che sono le istruzioni e quindi quello che maggiormente ci interessa, non si capisce benissimo qual è il lato in questione. Però dovremmo avere la... sotto, quindi questa dovrebbe essere la forma per tirare la coda delle liner, mentre poi per fare la codina dovrebbe essere questa. Benissimo, allora andiamo a vedere. Io ho portato qua un classico eyeliner a penna, andiamo a vedere che cosa succede. La cosa qui, il plettro, diciamo, va messo proprio laddove finisce il nostro occhio, quindi creando una sorta di continuità tra, vedete, la parte bassa dell'occhio e la parte superiore.
Aspettate, vi devo abbassare ulteriormente perché io ho ovviamente bisogno di specchiarmi e voi altrimenti non vedete nulla. Dire che sto scomoda, ragazze, è un eufemismo. Allora, io dovrei aver tirato la linea, anche se non la vedo, e olè, la linea è abbastanza dritta, devo dire la verità. Ecco qua. Proviamo a fare la stessa cosa di qua senza sporcarci, magari. Vediamo, forse qua siamo più comodi. La linea di qua e la linea di là. Voi già vedete in questo momento come il mio occhio incappucciato ha deformato la linea, perché se io sto così la linea è ottima. Vedete il mio occhio come l'ha incappucciata subito e quindi l'ha fatta diventare completamente sballata. La stessa cosa in versione un pochino inferiore l'ha fatta anche qua, perché in questo lato dell'occhio l'effetto ce l'ho meno prorompente rispetto a questo, però vedete come c'è già ci ha deformato la coda. Però ipotizziamo che io non abbia questo problema e che quindi l'incappucciatura non coinvolga questa sfera, la linea è tutto sommato abbastanza ben fatta. Arriviamo a questo punto perché qui dovrebbe subentrare invece il lato poi curvo della faccenda, quindi questo, e dovremmo andare a fare la fine della nostra coda. Era una cosa difficilissima farlo. Vado a toglierlo, olè. Vedete che la forma ce l'ha data, vi ripeto, voi vedete la codina che si va ad incurvare perché ovviamente è la conformazione del mio occhio. Vabbè, ho tentato la meglio di riempirle, poi casomai lo farò meglio fuori camera. Tentiamo la stessa cosa di qua, quindi riandiamo a mettere di nuovo la parte curva all'estremità dove abbiamo fatto la nostra linea e sempre alla cieca perché non posso usare lo specchio, se no voi non vedete nulla. Cioè, ragazzi, no comment, per favore, no comment. Guardate voi che cosa viene fuori. Vi ripeto, non vi soffermate sul fatto che la linea finale faccia questa curva, perché quella è la conformazione del mio occhio. Se io con l'occhio incappucciato non seguo delle regole precise che fanno almeno ad occhio aperto vedere una linea il più possibile grafica, voi ovviamente percepirete sempre questo tipo di effetto. Un altro posizione in cui viene consigliato di utilizzarlo è questo per chiudere la linea, ma io sinceramente ve lo sconsiglio, cerchiamo almeno quella di farla da sola. E un'altra cosa è per fare la forma dell'ombretto precisa, o in alternativa anche sempre così per pulire l'occhio e quindi dare una linea di ombretto ben tagliato, e questo non penso che abbia problemi a farlo perché aderisce anche molto bene all'occhio. Io vi stoppo un attimo, provo a tirare la linea dell'eyeliner da solo e vediamo il risultato finale. Ciao ragazzi, eccoci qua, il risultato finale l'avete visto poi all'inizio del video, mi sono già struccata perché veramente vi giuro ho perso tantissimo tempo e sto in ritardissimo, mi devo preparare per andare al lavoro. E niente ragazzi, che cosa vi devo dire? Che anche in questo video abbiamo avuto la conferma del detto che la strada più semplice, le scorciatoie a poco servono, perché ho buttato un'ora della mia vita. Ragazze, veramente di cuore vi ringrazio per aver cliccato su questo video. Se vi interessano video del genere, mi raccomando, fatemelo sapere sotto nell'info box. Vi mando un bacio grande, grazie, grazie, grazie. E mi raccomando, non facciamo circolare questi video più di tanto perché non ci faccio una bella figura. Bacio, alla prossima!